Lavorare su tre direttrici: ecosistema, scienze della vita e bioeconomia. Immaginare una serie di interventi che permettano al comparto di incrementare la competitività per una ripartenza sostenibile del pianeta. È questa la sintesi di obiettivi e contenuti del piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del paese, presentato da Asso Biotech in occasione dell'evento digitale Biotech, il futuro migliore. In Italia noi abbiamo delle straordinarie eccellenze che vanno dalla ricerca di laboratorio fino alla ricerca clinica, all'economia circolare, ad una serie di altre caratteristiche che ci potrebbero rendere estremamente competitivi nel contesto dei paesi occidentali e che non sempre riusciamo a mettere a terra, risultando poco competitivi appunto rispetto ai nostri concorrenti. Quindi l'obiettivo nostro è andare a identificare un piano che sia lungo e largo, inteso lungo nel tempo, nel termine, largo nel senso dal bancone del laboratorio fino al letto del paziente, dal farm to fork, quindi dalla fattoria fino al tavolo del consumatore, guardando ad una tecnologia che è pervasiva, come la biotecnologia, e che può veramente migliorare al tempo stesso l'aspettativa di salute sia dei cittadini che del nostro pianeta, quindi con qualità e durata della vita, ma anche con risparmio di aria, terra, suolo, che scopriamo sempre di più essere energie scarse. L'emergenza coronavirus con le relative implicazioni sui pazienti oncologici di età pediatrica è stata al centro del congresso nazionale dell'Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica, come illustra Andrea Ferrari, membro del consiglio direttivo AIEUP. I nostri pazienti, i nostri familiari che già vivono un momento particolarmente difficile, drammatico nella loro vita, nell'affrontare il tumore, sono trovati ad avere un'altra paura. Questo certamente ha avuto un peso importante, ha avuto un peso tutte le restrizioni che siamo costretti ad adottare sia in ambito dei nostri ospedali sia in genere a livello più generale, per cui i pazienti sono trovati più soli, hanno perso il supporto di alcuni percorsi che eravamo riusciti a strutturare attraverso volontari, psicologi, educatori, hanno perso alcuni aspetti fondamentali come anche il coinvolgimento di compagni di corsia in progetti dedicati a loro. Sono trovati di fatto più soli, visitati, curati da medici, da psicologi, da infermieri, con i guanti, con la mascherina, che non potevano toccare, non potevano sorridere. Quindi una situazione certamente molto, molto difficile, ma soprattutto credo che quello che è diventato molto complesso è stato appunto l'aspetto della relazione. Per noi medici il paziente è la persona, l'individuo a cui abbiamo deciso di dedicare la nostra vita professionale, e di colpo diventa qualcuno da cui in qualche modo avere anche un po' paura di infettarsi. E l'ospedale, che è un luogo dove in genere si viene per farsi curare, per essere accuditi, diventa anche per i pazienti un luogo che può fare paura. E questo è interessante da ricordare, perché nel periodo del primo lockdown, periodo di marzo-aprile, abbiamo avuto in tutti i contesti oncologici, ma in particolare anche nell'oncologia pediatrica, una significativa riduzione del numero di nuove diagnosi. Cioè i pazienti avevano più paura a venire in ospedale quando avevano dei sintomi e dei disturbi. Per la prima volta in Italia è stato eseguito un trapianto di utero. L'intervento ha interessato una paziente di 30 anni del centro trapianti del Policlinico di Catania. Ho scoperto di avere una sindrome, la sindrome di Rokitansky-Kuster-Hauser, all'età di 17 anni. Questa sindrome praticamente consiste nel non avere l'utero, quindi di non poter avere figli. E ho vissuto questa cosa un po' così fino alla scoperta di poter avere una possibilità, la possibilità di fare il trapianto. Un giorno ho scoperto che finalmente questo fare il trapianto era possibile, ed era possibile proprio qui nella mia Sicilia. La collaborazione con l'ospedale del Cannizzaro e del Policlinico. Ci sono stati vari step fino ad arrivare ad essere una candidata ed essere messa in lista. Abbiamo fatto un lungo percorso insieme al Centro Nazionale Trapianti, insieme al Centro Regionale Trapianti, che ha portato nel 2018 ad ottenere l'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità come centro pilota e centro di riferimento
del protocollo sperimentale per il trapianto d'utero insieme al nostro centro catanese di trapianti del Policlinico diretto dal professor Verù, con il quale c'è una grande collaborazione e condivisione di intenti e adesso anche di risultati. Che per la prima volta nel mondo dei trapianti queste procedure non vengono effettuate per migliorare la qualità della vita di una persona, ma oppure nella stragrande maggioranza dei casi per salvare la vita di una persona, ma è solo uno step, un passaggio che permetterà in un futuro alla paziente che riceve l'organo di poter effettuare una gravidanza e quindi avere la possibilità di avere un proprio figlio. Il 21 di agosto è arrivata la chiamata dal centro regionale trapianti che c'era una paziente, una donatrice a Firenze, per cui è partita la macchina organizzativa del centro nazionale trapianti, che direi che è perfetta, che ha permesso di partire insieme al professor Verù per effettuare l'espianto a Firenze, quindi chirurgicamente un intervento chirurgico che si esegue a quattro mani da parte dei ginecologi, che devono espiantare nella forma più corretta l'utero con tutte le sue connessioni, e da parte dei chirurghi vascolari, che devono espiantare i vasi per poi poter fare l'anastomosi vascolare. Per quanto riguarda l'utero, invece, la vascolarizzazione è molto variabile, non esiste un'arteria e una vena, ma esistono tutta una serie di piccoli vasi ed è molto difficile riuscire a trovare, come dire, rimettere insieme questa vascolarizzazione per permettere un normale afflusso di sangue, ma ancora più difficile è la standardizzazione dello scarico venoso. Devo dire che il risultato va ben oltre le nostre aspettative, perché sin dall'inizio si è vista una corretta perfusione di quest'organo, che noi possiamo fare un ottimo trapianto, ma se l'organo non viene accettato, tra virgolette, dalla ricevente, non viene instaurata un'opportuna terapia immunosoppressiva che protegge la paziente dal rigetto, tutto il lavoro che è stato fatto viene perduto. Può considerarsi un evento storico per l'Italia e per la sanità italiana tutta, e in Sicilia in maniera particolare. Oggi sono qui, sono felice, tutto sembra andare bene e quindi ringrazio soprattutto i medici, tutta l'equipe che ha effettuato e dato vita e speranza a questo nuovo passo, e che questo sogno adesso non è più un sogno ma realtà.